Testina, ci vediamo per un aperitivino, tac. Ciao Testina! Specchio, specchio delle mie brame. Chi è lo smartphone più bello del reame? Eccolo! Motorola Razr 5G. Avrei potuto fare questo video nel locale più cool della Versilia, ma come sapete, purtroppo, ristoranti, bar, locali sono chiusi, quindi ahimè. Avrei potuto fare questo video a bordo di uno yacht di 50 metri, ma a Lucca non c'è il mare. Avrei potuto farlo su una fuoriserie scappottata, ma forse non è il caso di prendere un raffreddore. Ecco, il senso di questo video e soprattutto di questo smartphone è proprio questo. Avrei potuto. Bello, bellissimo, elegantissimo. Uno smartphone che si nota e soprattutto si fa notare. Partiamo subito, come al solito, con quelle che sono le caratteristiche tecniche. Sono pochine, quindi le dirò molto velocemente. All'interno di questo smartphone troviamo Android 10, ok, quindi diciamo l'ultimo modello di Android, devo dire gira abbastanza bene. Manda avanti tutta la baracca un Qualcomm Snapdragon 765G con 8 GB di RAM e 256 GB di hard disk non espandibile. All'interno ho il carrellino per una SIM fisica e la possibilità di mettere la dual SIM, la doppia SIM con la eSIM, quindi SIM virtuale. Il modulo è chiaramente 5G. Per quanto riguarda il display, parliamo di un P-OLED di 6,2 pollici, mentre per quanto riguarda il display esterno, quello diciamo per le notifiche, abbiamo un display sempre OLED di 2,7 pollici. Passiamo alle fotocamere, anzi alla fotocamera, perché ne ha una fotocamera esterna di 48 megapixel con focale di 1.7 e ottica stabilizzata. Internamente abbiamo una fotocamera frontale di 20 megapixel 2.2 di focale, la possibilità di girare dei video in 4K 30 fps. Batteria, visto lo spazio minuscolo a disposizione, visto che si parla di uno smartphone, è estremamente sottile, è di appena 2800 milliamperozzi ora. Lo scatolozzo di design puro, dove già per la forma c'è chi in questo momento risparmia su queste cose, giustamente Motorola invece premia i clienti premium con una confezione che è assolutamente premium. Abbiamo questo portaocchiali bellissimo, proprio di fattura molto molto bella, dove all'interno troviamo tutto quello che dovrebbe avere all'interno di una confezione uno smartphone, ovvero il caricabatterie, le cuffiette, che fra l'altro anche il cavettino delle cuffiette è molto molto bello, e la Type-C, il cavetto Type-C, molto molto bello, molto molto elegante, diciamo è assolutamente in linea con quello che è lo smartphone e anche secondo me il prezzo. La confezione premium non finisce qui, perché poi all'interno abbiamo questa basetta dove possiamo, qua dall'alloggiamento non so se si vede, inserire il cavetto, quindi farlo diventare anche un carica batterie, molto bellino, molto di design. E all'occorrenza, in maniera molto furba, Motorola ha creato una cassa di risonanza, così quando ascoltiamo, vogliamo ascoltare la musica, in automatico questo, il suono che è dall'unica cassa del Motorola, entri qui dentro e poi fisicamente esca con un sound diciamo più corposo.
Molto molto bella, brava brava Motorola. Come l'ho usato? L'ho usato mettendo la mia prima SIM, quindi l'ho utilizzato come primo device. Tempo, non ce l'ho da tanto tempo, però diciamo che a livello di software, essendo un Android 10 stock più le Moto Action, diciamo è stato molto semplice, molto intuitivo. Le Moto Action ora non ve le sto elencare tutte perché sono veramente tante. Quelle che mi hanno colpito di più in questo smartphone sono appunto la possibilità di accendere la torcia, quindi quando c'è bisogno la torcia si accende e si spegne con un semplice movimento della mano, oppure la possibilità di scattare una foto. Quindi come vedete ho agitato in un altro modo e c'è appunto la possibilità di scattare una foto frontale utilizzando appunto la camera principale, oppure chiaramente la stessa cosa può essere fatta, ora lo chiudo, la stessa cosa può essere fatta anche sfruttando appunto la sempre con lo stesso movimento, con la figata che lui in automatico vi dice con un emoticons, ora non ve la riesco a far vedere, con un emoticons vi invita a sorridere, appena sorridete lei fa subito la fotografia. Altra Moto Action carina è che se ce l'hai sul tavolo e lui squilla in automatico, puoi prenderlo, appena lo tocchi lui in automatico smette di squillare, lo puoi mettere sotto sopra e smette di squillare. La funzione più figa chiaramente è rispondere alla telefonata con questo gesto, che è un gesto meraviglioso e fantastico. Soltanto il prezzo di questo smartphone per poter stupire tutti i tuoi amici facendo pronto così, e soprattutto riattaccare così. Allora, rispetto a Android stock con le Moto Action, diciamo andava benissimo, però ho dovuto per mia comodità inserire questo pannellino laterale, che per me è molto comodo, dove tengo contatti, tutte le cartelle, la calcolatrice, che per me è fondamentale per fare quei conti, e diciamo l'applicazione One Edge Screen S10. Ne ho diverse, diciamo che in base allo smartphone funziona una piuttosto che un'altra. Questa è molto carina, la versione Pro mi sembra che sia costata un euro, però diciamo per tutti quei smartphone che non hanno la funzione Edge tipo Samsung, che per me è bellissima, è utilissima. Un consiglio che vorrei dare a Motorola è quello di riuscire a impostare, ecco, questa può essere sembrare una cosa stupida, con il Touch ID che è molto molto veloce, no? Con il Touch ID c'è una seconda funzione che è una Moto Action, che è appunto quella che scrollando in automatico si abbassa la tendina delle notifiche. Ecco, un consiglio che io darei a Motorola è quello di, quando si è con un'applicazione, ad esempio Instagram, io voglio scrollare la funzione, ecco, magari poter impostare appunto poter dare la possibilità di fare uno scrolling direttamente con l'impronta, anche perché con il tasto dello sblocco, anche perché si trova in una posizione che è molto molto comoda, e quindi se uno è su Google a fare una ricerca piuttosto che su una pagina social, può muoversi direttamente da questo tastino, e diventa anche molto molto meglio per la pulizia dello schermo, che ora lo vedete acceso e non si vedono impronte, o comunque se ne vedono veramente poche, però se lo si spegne come tutti i P-OLED, purtroppo è pieno pieno di ditate. La cerniera funziona molto molto bene, l'apertura e la chiusura, fa un rumorino, però non è assolutamente scricchiolio, è molto solido. Come funziona lo schermo frontale è molto utile, diciamo che c'è la possibilità
di vedere tutte le notifiche, quindi con uno scrolling guardare tutte le notifiche, e addirittura possiamo anche, non so, ecco, possiamo anche skipparle e rivederle dopo, piuttosto che cancellare tutto quello che ci è arrivato e utilizzare le funzioni delle app, che sono molto utili. Ad esempio, ascoltate una canzone, un pezzo, immaginatevi in questo super mega locale della Versilia dove sta suonando questo super mega DJ, mentre sorseggiate il vostro vodka martini e improvvisamente sta passando una bella canzone, quindi utilizzate Shazam. Ecco, Shazam lo potete utilizzare direttamente da qui, l'applicazione funziona bene e in automatico vi dà la canzone che state ascoltando, quindi figo, la funzione è figa, e così potete fare per tante tantissime app. Ma adesso parliamo di batteria. Questo smartphone ospita una batteria da 2800 mAh, che detta così sono veramente pochi, e vi confermo essere veramente pochi. Chiaramente nello schermo da 2,7 pollici ci viene molto in aiuto per la gestione di quelli che sono le notifiche. Possiamo rispondere tranquillamente sia con i messaggi vocali piuttosto che con la piccola tastierina. Possiamo fare uno scrolling di quelle che sono le notifiche che ci arrivano, diciamo che possiamo utilizzare lo schermo, e questo chiaramente limita tanto il drenaggio della batteria. Però in questi pochi giorni che l'ho avuto con me, diciamo, sono sempre arrivato al pomeriggio, ecco, nella giornata stress si è fermato alle 2 del pomeriggio, però chiaramente non è uno smartphone che adora, diciamo, che adora essere stressato. Il pro della batteria è la velocità di ricarica. Essendo chiaramente più piccola, si ricarica una velocità mostruosa, e questo è un bene, perché mi è capitato anche nei piccoli tragitti con la macchina, 2-3 km collegato alla macchina, entra questo boost sulla batteria, non so quanto gli faccia bene, però il boost della ricarica della batteria, si è ricaricata in tempi veramente veramente rapidi. Dritto alle conclusioni. Allora, è uno smartphone, è secondo me lo smartphone più bello che ci sia adesso sul mercato. È un richiamo a quello che è stato il glorioso StarTAC, Razor, dipende dalle generazioni. Mantiene sempre quel form factor molto elegante, discreto, anche se non è discreto perché si fa notare, e quindi diciamo è adatto a persone che non hanno grandissime esigenze lato hardware, quindi foto, video, ma gli basta fare delle belle foto che non siano effetto wow, e soprattutto delle persone che abbiano un carattere, che siano in qualche senso amanti del farsi vedere con un oggetto così in mano, amanti di nel farsi fermare per dire oh guarda che figata, perché effettivamente è veramente figo. È uno smartphone che è poggiato sul tavolino di un bar, anche se sono chiusi, lo guardano veramente veramente tutti, quindi se non avete un livello 100 di egocentrismo, ahimè, questo smartphone non fa per voi. È uno smartphone che può essere utilizzato tranquillamente per un utilizzo assolutamente normale. È molto figo nella gestione dello schermo, diciamo esterno, si può fare veramente tutto. È uno smartphone secondo me da sera, è un po' come una bella borsetta, una bella borsa da sera per una signora, piuttosto che per un bel blazer, una bella giacca per un uomo che va sfoggiato, ecco, quindi in quel momento in cui si sfoggia lui sa dare veramente il massimo. Batteria, troppi escamotage per farla durare, e purtroppo ahimè per me è un no.
fotocamera, qualcosina meglio la potevano fare, soprattutto guardando un po' i trend di oggi, una grandangolare avrebbero potuto in qualche modo metterla. La conclusione è che il proverbio "chi bello vuole apparire, tante pene deve patire", con questo smartphone mi sa che ha ragione. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché per noi è veramente importante. Iscrivetevi al canale, un bel pollicione in su a questo video. Qui da Lucca è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!